Cos'è questo progetto e cosa spera di diventare? È un programma complesso che vede il coinvolgimento del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Crotone per la valorizzazione delle emergenze archeologiche nel Comune di Crotone. Cosa spera di diventare? Spera di diventare il primo tassello di un attrattore culturale che veda fra gli obiettivi una maggiore presenza di turismo archeologico nella città di Crotone, una maggiore identità culturale dei propri abitanti e una maggiore consapevolezza della propria storia e del proprio futuro. C'è una realtà, questa dell'antica Croton, che ha segnato la storia del vostro territorio. Di che storia stiamo parlando? Stiamo parlando di una storia millenaria. Noi non guardiamo alla storia come a un aspetto nostalgico, ma guardiamo alla storia sempre proiettata al futuro e pensiamo che le prossime generazioni debbano conoscere questa storia, reinterpretare questa storia e quindi volgersi al futuro con delle aspettative che derivano da questa storia ma che sono rivolte tutte quante verso il futuro. Quando partiranno i cantieri? I primi cantieri partiranno a gennaio del 2024. Il programma, come dicevo prima, è un programma complesso, quindi il coinvolgimento del Ministero della Cultura con degli scavi a titolarità del Ministero della Cultura comporta un forte coinvolgimento di tutti e tre gli attori che citavo prima. Dobbiamo fare attenzione a coordinare tutte le attività, sia di scavo che di valorizzazione degli scavi, perché in realtà Antica Croton poi è un programma di valorizzazione della realtà archeologica che verrà messa alla luce attraverso questi scavi dal segretariato regionale. A Pestum per l'ennesima volta per promuovere proprio la città di Sibari, l'antica Sibari. Sì, a Pestum per la terza volta per raccontare agli espositori e al pubblico della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico il parco archeologico di Sibari, ma anche per portare con noi il territorio, perché abbiamo naturalmente una rete di musei civici, privati, diocesani, a noi collegati, che sono tutti quanti presenti qui con noi. Abbiamo il materiale di tutti gli istituti e proveremo a far conoscere tutta la Sibaritide in questa borsa. Da cosa può essere questa borsa per proprio questo settore? È un importante punto d'incontro tra operatori del settore e quindi oltre che il grande pubblico che è presente prevalentemente nel fine settimana, da qui passano operatori del settore turistico interessati all'archeologia, e dunque è un punto in cui avere una visibilità conta, serve a incontrare persone, a stringere accordi, a fare marketing.